camicia senza giacca. Da San Siro 1-0-0 con l'Empoli. Clean sheet anche stavolta. Ma si può vincere 4-0 a Napoli e mettere a repentaglio la Champions? Così, ennesima partita in cui non riusciamo a sbloccarla, in cui non riusciamo a vincere. Che dire, cioè, avevamo anche esultato un minuto alla fine, il gol di Giroud, ma questo arbitro, che non so, voglio rivederle dopo gli highlights, però cioè, ha dato prima un rigore e poi l'ha tolto. Ha dato prima il gol a Giroud all'89esimo e poi ce l'ha annullato. Un'altra occasione che è dubbio rigore, i tifosi grandissimi tifano ancora. Abbiamo giocato contro una squadra che si è sempre difesa, va bene, non ha mai provato a giocare a calcio, è stato vergognoso il campionato ha fatto, ma noi anche se abbiamo schierato molte riserve, dovevamo vincere, non possiamo sbagliare questi gol. E comunque siamo troppo lenti, io non so, pensiamo di vincere la Champions? Sembra la Ciapanò questa possibilità di arrivare quarti. L'Inter pareggia e noi non ne approfittiamo. Adesso abbiamo la Champions, va bene, ma come facciamo ad andare avanti così? I ragazzi sono anche impegnati, però Origi vergognoso, scandaloso. Quando è entrati Leao e Giroud è cambiata la partita. Quando è entrata Brian Diaz è cambiata la partita. Dietro non abbiamo mai sofferto, loro non superavano il centrocampo. Vergognoso l'Empoli. Però noi dobbiamo vincere queste partite. Non è possibile giocare così bene col Napoli, ma appena dobbiamo vincere la partita facciamo ridere. Cazzo, sono incazzato nero. Adesso voglio vedermi gli highlights e capire veramente se mi devo rovinare la Pasqua anche per questo. Torneremo a San Siro per Milan-Napoli, poi andremo a Bologna. Comunque, se non vinciamo sei partite, dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Comunque, ragazzi, cosa dire? Buona Pasqua, forza Milan e seguite sempre il Senza Giacca. Ciao, ciao.